iniziato a gridare e si è alzato di colpo e ha fatto tutto il corridoio fino all'altare maggiore. Ecco il racconto del presunto prodigio avvenuto domenica scorsa a Capurso, nel Barese, durante i festeggiamenti per la Madonna del Pozzo. Mentre la curia smentisce, i fedeli gridano al miracolo. Un devoto della Vergine venuto da Massafra nel Tarantino per partecipare alla processione, dopo aver seguito la statua sulla sedia a rotelle, quando è giunta sul sagrato della Basilica, si è alzato sulle sue gambe e ha camminato. Quello che abbiamo saputo è di Massafra, però non so esattamente chi è. Ma lo ha visto? Sì. Com'era fisicamente? Era una persona di 50 anni. Era accompagnato da altre persone? Sicuramente dalla madre e da un fratello. E quello che abbiamo sentito che è stato 6 mesi in coma e poi 12 anni sulla sedia a rotella. Miracolo o suggestione popolare? La Chiesa, come sempre in questi casi, ci va coi piedi di piombo. Ma mentre la notizia del prodigio si diffonde, lo stesso presunto miracolato chiede l'anonimato.